Ciao ragazzi, allora abbiamo visto tantissimi video dove abbiamo parlato di alcuni dei fulcri, siamo arrivati addirittura a parlare del fulcro che non ha il fulcro che non c'è. Adesso vi voglio far fare questo esercizio, fatelo perché vi posso assicurare che vi aiuta tanto e vi farò notare una cosa molto importante. Vi ricordate che nell'ultimo video abbiamo visto praticamente come noi possiamo cominciare a scegliere le nostre tecniche di movimento come se fossero i pulsanti di un pannello di controllo di un aeroplano. Oggi scegliamo questo, scegliamo di fare un esercizio, un rudiment particolare che è il rulla 6, che è facile ma allo stesso tempo ha le sue difficoltà. E poi scegliamo nella sezione fulcri, premo quattro pulsanti, premo il fulcro naturale, fulcro power grip chiuso, il fulcro dalla Chris Dave e quello coloniale. Quindi decidiamo di fare il rulla 6 e poi cambieremo questo rulla 6 semplicemente passando da un fulcro naturale a un fulcro power grip, lo ricordate questo qua, a un fulcro chiamato Chris Dave, semplicemente perché per ricordare che lui lo fa pure, e a un fulcro coloniale, chiamiamolo così, fulcro senza fulcro. Prima facciamo l'esercizio, poi vi spiegherò una cosa importantissima. Allora, prendiamo il rullo a 6, lo facciamo in sestine e cominciamo a elaborarlo con i quattro fulcri. Primo fulcro naturale. Secondo fulcro, power grip. Terzo fulcro, Chris Dave. Quarto, coloniale. Ricominciamo. Ok, adesso lo faccio un pochino più veloce, fate caso adesso al suono e poi vi faccio notare un'altra cosa. A parte le differenze di suono che già si è capita, non ho cambiato impostazione, le impostazioni non ci ho proprio pensato. Io le impostazioni non le ho proprio pensate, se mi veniva americana, francese, eccetera, eccetera, non ho nemmeno pensato se fare formale o informale. Che cosa è successo? In maniera naturale la tecnica di movimento che noi studiamo ci viene in supporto. In che modo? In base all'attrezzo che utilizziamo cambia il nostro modo di utilizzo, cioè cambiano i muscoli e il movimento che noi facciamo. Dom Famularo mi diceva sempre che quando utilizziamo la tecnica di movimento è come quando noi andiamo e decidiamo di fare dei lavori in casa dove vogliamo utilizzare, per esempio, se io devo attaccare un chiodo, utilizzo il martello piccolo, se devo distruggere una parete, utilizzerò la mazza, quella grossa. Questa è la tecnica di movimento, cioè il giusto attrezzo per il giusto scopo. Se io devo attaccare un chiodo, non vado a prendere sicuramente la mazza. Se io devo distruggere una parete, non vado a prendere il martellino. Ecco che la tecnica di movimento è esattamente questo, ok? Cioè, nel momento in cui io utilizzo un fulcro, la tecnica di movimento interagisce per quello che il fulcro è. Cosa voglio dire? Quando vado a fare avete notato, e noterete se lo ricordate, quando vado a fare l'esercizio col fulcro naturale, io sono molto rilassato e vado a sfruttare un po' di tecnica formale e un po' di tecnica informale. Quando vado sul fulcro power grip, chiudo il dito e in automatico mi viene più, naturale farlo con la tecnica formale, solo polso. Quando vado su Chris Dave, anche qua mi viene da utilizzare il polso, ma c'è qualcosa che mi aiuta e devo anche utilizzare un po' di movimento leggero dell'avambraccio. Nel fulcro coloniale, se non muovo le braccia, non si muove niente. Questa è la tecnica di movimento. Il concetto è questo qua. Qualunque attrezzo noi andiamo a scegliere, e qualunque sia lo scopo
di quell'attrezzo il movimento, il corpo si adatterà se noi chiaramente conosciamo tutte le possibilità del nostro corpo. Ok, fate questo esercizio e fatemi sapere com'è andata. Ciao.